Buonasera, allora tra poco il nostro telegiornale. Immigrazione ancora in primo piano, arriverà domani a Catania la nave che trasporta altri migranti che sono stati messi in salvo in questi ultimi giorni, ma trasporta anche quei 49 morti soffocati nella stiva. È ancora una pagina, quella degli sbarchi, che si porta dietro ancora polemiche politiche, soprattutto dopo le ultime parole pronunciate da Salvini, parole molto dure, ancora contro i vescovi, contro la Chiesa, davvero molto molto dure. Poi Salvini ha anche parlato di altro, perché in realtà ha detto che alla ripresa a novembre, insomma, ci sarà, ha fatto una proposta, una 3 giorni di blocco per protestare e mandare a casa Renzi, questo è il senso. Vorrei dirvi che c'è molta cronaca, c'è soprattutto una notizia che è arrivata poco fa, e i particolari stanno arrivando in questi istanti, perché ricorderete il caso di Brescia dei due titolari della pizzeria uccisi. Ebbene, poco fa sono stati fermati due cittadini pakistani arrestati, e in questo momento gli agenti della squadra mobile di Brescia che hanno arrestato questi due stranieri, che sono di fatto accusati del duplice omicidio di martedì scorso, hanno recuperato anche l'arma che ritengono sia stata utilizzata per uccidere i due coniugi. Si tratta di un fucile a canne mozza, e le prime notizie sembra che questi due stranieri fossero diciamo così titolari della concorrenza, insomma, che avessero anche loro una attività, una pizzeria o qualcosa di simile. Lo vedremo poi nel corso del telegiornale. Altro caso che continua molto a far discutere, quello del bambino allontanato da Martina Levato, la ragazza che è stata condannata insieme al suo fidanzato per aver sfigurato con l'acido il suo ex ragazzo. È nato il bambino è stato immediatamente allontanato, oggi è stato presentato il ricorso per l'adozione, per l'adottabilità, e naturalmente ci sono molte polemiche, perché questo bambino, che di fatto in questo momento è l'unico che ci ha rimesso, non potendo neanche avere un contatto, un primissimo contatto con la sua mamma, bisognerà vedere dove andrà a finire quando il tribunale riaprirà e quando i magistrati prenderanno le loro decisioni. E poi la pagina esteri, molto molto ampia. Vi dico che c'è qualcosa che riguarda l'Indonesia per duplice notizia. Da una parte un aereo di un volo interno che si è schiantato contro una montagna, e c'erano 54 persone a bordo, e poi sempre in quella zona tre sub sono dispersi, e di questi tre ci sono anche dei cittadini italiani, come confermato dalla Farnesina. Poi vi mostreremo anche quelle immagini che oggi stanno molto facendo parlare, discutere, stanno facendo impressione. Qualcuno dice, insomma, Maradona torna a far parlare di sé. Maradona ha postato su Facebook un suo lungo sfogo, in cui mostra anche la sua nuova casa, ma di fatto il suo annuncio, quello che voleva dire, è che lui da 12 anni non si droga più, e spiega i motivi, dice: l'ho fatto per le mie figlie, perché a loro lo dovevano. Poi davvero molte altre notizie, però adesso ci fermiamo alcuni istanti e poi insieme i titoli. Le 49 vittime dell'ultima strage del mare arriveranno domani a Catania su una nave norvegese che trasporterà anche i superstiti e un centinaio di profughi salvati oggi. Continuano le tensioni all'isola greca di Kos, i rifugiati sono stati ospitati su una nave da crociera per essere identificati. Salvini, da Ponte di Legno, torna all'attacco sull'immigrazione e mette i vescovi nel mirino. Libera Chiesa in libero Stato, i vescovi non rompano le scatole, diciamo così, ai sindaci. Poi lancia la spallata d'autunno contro il governo Renzi: fermiamo l'Italia per 3 giorni, andiamo a votare. La risposta del PD: fa populismo indecoroso, lui offende i vescovi, il governo lavora. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto di tagliare le spese per gli alloggi di servizio nella zona del Quirinale.
Si tratta di 58 appartamenti nella disponibilità di funzionari e dirigenti. Potranno rimanere solo coloro che dovranno essere sempre reperibili per lavoro e a un canone aumentato del 20%. Risultano dispersi 3 turisti italiani dopo un'immersione nelle acque nell'isola di Sangalaki, nel mar del Borneo, est dell'Indonesia. Sempre in Indonesia, un ATR-42 con 54 persone a bordo è scomparso dai radar prima dell'atterraggio. Si sarebbe schiantato su una montagna e non ci sarebbero superstiti. Il procuratore minorile di Milano ha chiesto l'adottabilità per il figlio di Martina Levato, nato nella notte tra venerdì e sabato e subito separato dalla madre. La ragazza, insieme al compagno Alexander, è stata condannata a 14 anni per aver sfigurato con l'acido il suo ex. Per la procura non è adatta a crescere il bambino, protesta la famiglia della Levato che chiederà l'affidamento del piccolo. E poco fa la polizia ha fermato 2 persone, secondo la questura sarebbero gli esecutori materiali dell'omicidio dei coniugi all'interno della pizzeria di cui erano titolari. Si tratta di 2 cittadini stranieri che operano anche loro nel campo della ristorazione. Diego Armando Maradona torna a parlare di sé e del suo controverso passato. Oggi vive a Dubai e via Facebook posta un video in cui confessa che non assume più cocaina da 12 anni. Ho fatto male solo a me stesso e ho pagato. Oggi sono circondato da gente sana con l'affetto di figlie e nipoti. Allora, di nuovo buonasera. Arriveranno domani mattina molto presto a Catania gli immigrati che sono stati tratti in salvo in queste ore nelle acque della Sicilia. Ma su quella nave che attraccherà a Catania ci saranno anche le salme di quei 49 morti soffocati nella stiva di una di quelle navi. E martedì è stato proclamato il lutto cittadino. La motonave norvegese Sea Pilot navigherà tutta la notte verso la Sicilia orientale con il carico di vita e di morte prelevato dal pattugliatore d'altura della Marina Militare Cigala Fulgosi, il primo a intervenire ieri mattina nel soccorso di questo barcone. Dei quasi 400 a bordo, 49 erano in fondo alla stiva, uccisi dalla mancanza di ossigeno o dal veleno dei gas di scarico. Tutti uomini, ragazzi in viaggio da soli e capi famiglia che avevano ceduto il posto sul ponte alle donne e bambini, accettando di farsi rinchiudere nel fondo della barca. La Sea Pilot, continuamente in viaggio nel Mediterraneo al servizio di Frontex, ha accolto anche un altro centinaio di poveretti che la nave tedesca Verra aveva salvato da un gommone in difficoltà. Arriveranno tutti domattina a Catania, città in lutto martedì, giorno dei funerali e della sepoltura delle 49 vittime. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni tiene la conta di quanti perdono la vita attraversando il Mediterraneo e ha calcolato che nel 2015 i morti in mare sono stati finora 2.300, 500 in più rispetto allo stesso periodo del 2014. Sull'isola greca di Kos, tensione in calo, forse la rassegnazione ha prevalso, attorno al traghetto Eleftherios Venizelos, inviato sull'isola dal governo di Atene per accogliere provvisoriamente allo scopo di identificarli i richiedenti asilo. Afghani, pakistani, iraniani e iracheni, che fino a ieri hanno protestato anche lanciando sassi alla polizia, si sono dovuti adeguare alle disposizioni. I siriani fuggono da un paese in guerra, hanno la precedenza su tutti. Sulla nave da 2.500 posti devono salire loro per primi e per primi devono andarsene verso il Pireo, verso l'Europa. E chi rimane a terra, chissà. È un grande problema perché fanno partire soltanto i siriani. Noi che siamo iracheni invece no. La nave è bella, ma qui a terra non ci troviamo bene. Non ci sono bagni, niente servizi. Non abbiamo cibo né acqua. Si scappa dalla miseria, si scappa dai paesi in guerra e adesso noi andiamo in un paese che sta vivendo davvero una guerra. Andiamo in Siria dove c'è stato un altro raid al mercato a Douma dove sono morte più di 80 persone. Molte di queste persone sono bambini.
Colonne di fumo alte decine di metri, palazzi sbriciolati, ambulanze che l'una dopo l'altra provano a entrare per soccorrere le decine di feriti. Le immagini che vedete arrivano dalla Siria, un bombardamento di un mercato alla periferia di Duma, 13 km a est della capitale, Damasco, cittadina da oltre 2 anni in mano alle milizie ribelli. Secondo l'Osservatorio per i diritti umani siriano, questo sarebbe l'esito di 4 incursioni dell'aviazione governativa, un bombardamento a tappeto che al momento ha provocato più di 80 morti e oltre 250 feriti, bilancio in continuo aggiornamento visto che molti dei feriti lo sarebbero in maniera molto grave. Tra di loro, riferisce l'osservatorio, ci sarebbero anche diversi bambini. Non è la prima volta che Duma finisce sotto i missili dell'esercito di Bashar al-Assad nel tentativo di fermare il lancio di razzi che sistematicamente da quella zona parte verso la capitale. Altri attacchi da parte del governo erano arrivati nei mesi scorsi, certamente meno gravi di quello registrato questa mattina con le bombe che hanno distrutto il mercato in piena attività con centinaia di civili intenti a fare la spesa. Il bombardamento odierno avviene durante la prima visita in Siria del direttore dell'Ufficio per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite, Stephen O'Brien, in carica dal maggio di quest'anno. Sempre dalla Siria arriva oggi la notizia della liberazione di padre Tony Boutros, 50 anni, greco-cattolico. Il sacerdote era stato sequestrato a Shabbat Sud ed è responsabile della parrocchia greco-cattolica di San Filippo Apostolo nella città siriana di Shaba. In Siria e nelle regioni vicine negli ultimi mesi sono stati sequestrati diversi sacerdoti cattolici ortodossi. Tra di loro c'è anche il gesuita italiano Paolo Dall'Oglio, scomparso a Raqqa ormai più di 2 anni fa e del quale non si hanno notizie. E comunque il dibattito politico sulla immigrazione, sul tema dell'immigrazione, su quanto sta avvenendo in queste settimane, va avanti e al centro anche un po' delle discussioni della Lega Nord, con parole ancora una volta molto molto taglienti da parte del suo segretario Matteo Salvini. Lo dico da ultimo dei buoni cattolici, da ultimo dei peccatori, libera Chiesa in libero Stato. Il Vescovo fa il Vescovo e non rompe le palle ai sindaci e a chi amministra le sue città. L'appuntamento leghista di metà agosto a Ponte di Legno come sfondo per la nuova puntata dello scontro a distanza tra Salvini e il segretario della CEI, Monsignor Galantino. Il capo dei vescovi italiani aveva bollato come piazzisti da 4 soldi politici a caccia di voti sulla pelle degli immigrati. Salvini aveva replicato accusando una parte della Chiesa di lucrare sui migranti, concetto rilanciato dal palco di Ponte di Legno. C'è qualche vescovo col portafoglio pieno che, per quanto mi riguarda, dovrebbe candidarsi con Vendola e prendere i voti con Vendola, piuttosto che parlare a nome di Papa Francesco del Vaticano. Parole offensive e irrispettose del ruolo che svolge la Chiesa nell'assistenza dei migranti, replica dal PD Matteo Colaninno. Ma l'attacco di Salvini non piace neanche ai potenziali alleati di Forza Italia. Affermazioni esecrabili ed offensive, non solo per i cattolici. Salvini danneggia il centrodestra, dice Osvaldo Napoli. Le parole di Salvini nei confronti dei vescovi sono inaccettabili, aggiunge l'ex ministro Rotondi. Forza Italia si dissoci o rischiamo una deriva senza ritorno. Il centrodestra è la casa dei cattolici o non è. Ma dallo stesso fronte azzurro Daniela Santanchè sottoscrive le parole del leader leghista. Sull'immigrazione dice quello che pensa una gran parte degli italiani. I vescovi non possono entrare a gamba tesa nella politica e poi non volere il dibattito. Una polemica interna al centrodestra alimentata dal fatto che Salvini si propone come leader dello schieramento anti-Renzi. Chi vorrà allearsi con noi lo farà sul nostro programma, dice Salvini, che lancia la spallata d'autunno contro il governo. La Lega lancia questa proposta 3 giorni. Nella prima settimana di novembre blocchiamo tutto, fermiamo tutto, non compriamo più un accidente, non consumiamo più un accidente, non paghiamo più una lira, ma ci fate votare e torniamo un paese normale. Dal governo la replica del ministro Martina, da Salvini un bel programma per l'Italia, bloccarla. Allora, a proposito di programmi di tutt'altro genere, dopo l'estate ha annunciato un giro di spending review da parte del Quirinale, sì, perché il presidente Mattarella ha deciso di mettere mano a quell'elenco dei dipendenti che alloggiano nelle 58 appartamenti del Quirinale. Potremmo chiamarla la politica immobiliare del Presidente della Repubblica. Dopo aver rinunciato alla tenuta presidenziale di Castelporziano, messa a disposizione per le vacanze estive di disabili, Sergio Mattarella è andato di recente a dare un'occhiata
alla lista degli alloggi di servizio dei suoi dipendenti. 58 appartamenti situati in 4 palazzi nella zona immediatamente adiacente al Quirinale, dati in affitto a prezzi irrisori a funzionari o tecnici con la motivazione che il loro incarico necessita della reperibilità o della vicinanza al presidente. Il decreto firmato da Mattarella lo scorso 6 agosto prevede che d'ora in poi gli alloggi di servizio vengano assegnati sulla base di criteri obiettivi solo a chi svolge funzioni effettivamente cruciali che impongono il prolungamento della presenza in servizio oltre l'orario di lavoro. In sostanza, il sospetto è che negli anni passati il criterio della reperibilità sia stato applicato in modo molto flessibile. Dopo aver chiesto una consulenza all'Agenzia del Demanio, Mattarella ha stabilito anche che per chi può rimanere il canone, pur restando sotto il livello di quello di mercato, venga aumentato del 20% rispetto a quanto versato attualmente. Lo scopo dunque è di sfrondare e sfrattare, non subito ma fra 3 anni, chi ha beneficiato di appartamenti zona Quirinale senza averne diritto a prezzi davvero bassi, con parcheggi gratis, ora lo sarà solo il primo. Nel 2018, questo è l'obiettivo, una volta completato il piano dovrebbe essere interamente liberato Palazzo San Felice in via della Dataria, dove fino alla presidenza di Napolitano risiedevano molti suoi collaboratori. Con l'arrivo di Mattarella tutti i consiglieri, a partire dal segretario generale Zampetti, hanno invece rinunciato all'assegnazione di questi appartamenti. Ai consiglieri potranno invece essere assegnati piccoli alloggi ad uso foresteria, da utilizzare in caso di necessità legate al servizio. Sarà vietato trasferirvi la residenza e portarci la famiglia. I consiglieri d'ora in poi dovranno pagare di tasca propria acqua, luce, gas, che finora erano saldate per metà dal Quirinale. All'estero, in Indonesia, oggi al centro dell'attenzione per 2 diversi episodi. Uno, un aereo che è scomparso dai radar e appunto è finito contro una montagna, e un altro che riguarda alcuni nostri connazionali. È l'unità di crisi della Farnesina a confermare nel pomeriggio quello che si temeva ormai da stamani. Sono italiani, 3 dispersi ormai da oltre 24 ore dopo un'immersione nelle acque dell'isola di Sagalaki, nel mar del Borneo, est dell'Indonesia, dall'altra parte del mondo. I funzionari del Ministero degli Esteri si sono già messi in contatto con le famiglie e sono in costante contatto con le autorità locali. Nessuna indicazione per il momento sui nomi e la provenienza dei dispersi. Con i 3 turisti italiani c'era anche un belga, anch'esso disperso, mentre altri 2 italiani usciti con la stessa barca, inizialmente dati per dispersi, sono rientrati sani e salvi sull'isola. Le ricerche sono state sospese per l'oscurità, riprenderanno domani. La polizia indonesiana ha ascoltato le guide del tour operator che ha organizzato l'escursione. Si cerca di capire perché si è deciso di effettuare comunque le immersioni, nonostante le correnti marine nell'area fossero in quel momento molto forti. Nella zona soffiava un forte vento da sud che per le immersioni non va bene, ha spiegato il capo dell'agenzia che ha coordinato i soccorsi, tra onde alte oltre 2 metri e ancora forti correnti. L'allarme è stato dato ieri intorno alle 19 dal conducente del motoscafo che in precedenza aveva portato il gruppo nei pressi dell'isola. All'ora concordata nessuno dei partecipanti era tornato in superficie. Le ricerche hanno portato al ritrovamento della guida locale e dei 2 turisti italiani rimasti probabilmente in superficie per fare snorkeling. Nessuna notizia invece sugli altri, e la speranza è che le correnti li abbiano spinti lontano dal punto di immersione, ma che possano essersi messi in salvo sulle isolette circostanti. Nessuna speranza di ritrovare superstiti invece tra i passeggeri dell'aereo che si è schiantato sulle montagne di una regione isolata della Papua Meridionale, ancora Indonesia. La TR-42 della compagnia Trigana Air, inserita nella lista nera europea dei vettori poco sicuri, aveva a bordo 54 persone, tutte di nazionalità indonesiana. L'aereo sarebbe entrato in una zona di forte maltempo, con pioggia, vento e fitta nebbia nei pressi di Oxibil, la sua destinazione. A quel punto si sono persi i contatti con la torre di controllo e il velivolo è scomparso dai radar. La regione montuosa nei pressi della città, al confine con Papua Nuova Guinea, è coperta da una fitta giungla. La cronaca: è stato depositato presso il Tribunale dei Minori di Milano un ricorso per rendere adottabile il bambino di Martina Levato e del suo compagno. Lo ricordiamo, la coppia che aggredì con l'acido l'ex fidanzato di lei, che per questo è stata condannata a 14 anni. Martina e il suo compagno hanno avuto un bambino nato proprio nella notte tra venerdì e sabato, ma questo bambino è stato subito allontanato. Lo abbiamo raccontato dalla mamma, che ha potuto vedere solo per pochissimi istanti.
4 pagine in cui è messo nero su bianco che il figlio appena nato di Martina Levato, condannata insieme al compagno Alexander Becher a 14 anni, deve essere dato in affidamento. È scritto nella richiesta di adottabilità depositata oggi dal PM Anna Maria Fiorillo, già nota agli onori della cronaca per il caso Ruby, che subito dopo essere venuto alla luce nella notte tra venerdì e sabato ha fatto allontanare il bambino dalla madre. Una prassi, come ha spiegato lo stesso PM, che si segue quando il Tribunale dei Minori non può decidere sul momento, in questo caso chiuso per Ferragosto, quando il piccolo è nato. Sia nella richiesta per l'allontanamento che in quella per l'adottabilità, il PM fa riferimento alla perizia psichiatrica contemplata nella sentenza di primo grado che ha condannato Martina Levato per aver sfigurato con l'acido il suo ex compagno di liceo Pietro Barbini, delitto che turbò profondamente l'opinione pubblica e che si consumò quando la Levato era già incinta e ne era consapevole, come lei stessa ha dichiarato. In quel documento si esclude l'incapacità dell'imputata di intendere volere, ma si parla comunque di una personalità con tratti borderline e ritenuta dalla PM non adatta a crescere il suo bambino. Non mi sorprende la richiesta del pubblico ministero, è stato il commento dell'avvocato Cossar, che si occupa solo della gestione del bambino sulla decisione del Tribunale per i minori. Domani leggeremo gli atti, ma faremo di tutto perché possa comunque crescere in ambiti familiari. Il piccolo intanto sarebbe già stato trasferito nella struttura che accoglie le madri detenute con i figli piccoli, in attesa che i giudici minorili si pronuncino sull'affidamento. Se darlo alla madre, ma solo per i primi 3 anni, in una struttura a custodia attenuata, come chiesto dal PM Marcello Musso, ai nonni, che più volte si sono resi disponibili, o ad un'altra famiglia. Fino ad allora però non potrà essere né visto né allattato dalla madre, se non in maniera indiretta, concedendo cioè il suo latte, e neanche toccato dai nonni materni e paterni, che hanno parlato di atrocità per il trattamento subito. La richiesta di adottabilità depositata oggi dalla Fiorillo comporterà l'apertura di un fascicolo e la fissazione di un'udienza. Ancora la cronaca, sono stati arrestati gli esecutori materiali del duplice omicidio di Brescia avvenuto martedì mattina all'interno di una pizzeria dove sono stati uccisi i coniugi titolari di questa attività. Si tratta di 2 stranieri. Sono stati arrestati questo pomeriggio 2 cittadini stranieri che la procura di Brescia ritiene essere gli esecutori materiali del duplice omicidio del pizzaiolo Franco Serramondi e Giovanna Ferrari, uccisi martedì scorso. Si tratterebbe di 2 persone rintracciate nella provincia di Bergamo e che svolgono lo stesso lavoro dei coniugi uccisi. Per molte ore oggi sono stati interrogati dal pubblico ministero Valeria Bolici, che indaga sulla vicenda. Martedì mattina 2 uomini con i caschi integrali, ripresi dalle telecamere interne al locale, hanno fatto irruzione, sparato 4 colpi di fucile a canne mozze. La donna è morta sul colpo, il marito invece è stato ucciso mentre tentava di fuggire. Fin da subito le indagini si sono concentrate sulla vita della coppia, sono stati sentiti amici e parenti, il figlio più volte. Scavando nella vita dei 2 titolari del bar pizzeria, gli inquirenti hanno concentrato subito le indagini sui conti in rosso della loro attività commerciale. Debiti intorno ai 150.000 euro, in gran parte con fornitori, debiti difficili, forse da restituire, che avrebbero potuto portare la coppia in contatto con il mondo dell'usura. Questo pomeriggio la svolta con l'arresto dei presunti autori del duplice assassinio. Torniamo alle immagini della Cina, soprattutto torniamo a quelle esplosioni che vi abbiamo mostrato in questi giorni, che hanno fatto più di 100 vittime, più di 700 feriti, 95 dispersi. Sono questi i numeri di quella tragedia, di quell'apocalisse avvenuta nel sito, nella zona industriale di Tianjin, a un centinaio di chilometri da Pechino. È stata evacuata la zona, il pericolo di sostanze chimiche nell'aria e si parla di cianuro. Oggi il premier cinese si è recato sul luogo. Abuso di potere, negligenza e qualsiasi pratica che costituisca un crimine. Bastano queste ipotesi d'accusa sulle quali stanno lavorando i magistrati per dare la dimensione del disastro che 4 giorni fa ha devastato la città di Tianjin, nella Cina settentrionale. Non può dunque rimanere senza un colpevole la tragedia in cui hanno perso la vita, secondo un numero ancora provvisorio, 112 persone. Di queste 85 sono vigili del fuoco, quasi un centinaio risultano ancora disperse. Le famiglie dei soccorritori ora chiedono una spiegazione
Alla devastante esplosione, infatti, avvenuta in un magazzino di rifiuti pericolosi, sono seguiti una serie di incendi che i vigili del fuoco intervenuti hanno faticato a domare. Nelle ore delle polemiche, il premier Li Keqiang ha fatto visita al luogo devastato dalla deflagrazione. Le autorità cercano di contenere non solo le critiche, ma anche la fuga di notizie. E nella sola giornata di oggi ho oscurato una cinquantina di siti internet che si aggiungono ai 360 dei giorni scorsi. In Cina, si sa, i numeri sono sempre impressionanti e questa tragedia non fa eccezione. L'incidente ha colpito 17.000 famiglie, 1.700 imprese e 675 negozi. Le persone ricoverate negli ospedali sono ancora più di 700 e le condizioni di molti ustionati sono estremamente delicate. Fondamentale anche capire gli effetti che una simile esplosione può causare alla salute della popolazione. È confermato che nel magazzino erano stoccate centinaia di tonnellate di cianuro, un gas estremamente tossico che a contatto con l'acqua esplode. I rilevamenti sono in corso, ma gli specialisti rassicurano. Finora i dati raccolti hanno mostrato che durante la maggior parte della giornata nessun inquinante è stato rilevato, salvo per un'ora o due, ma per una quantità inferiore ai limiti nazionali. Intanto ieri per la prima volta i media cinesi hanno mostrato le immagini dell'Angelus del Papa. Francesco ieri ha infatti espresso solidarietà alle vittime della tragedia, assicurando la sua preghiera. E Pechino sembra aver apprezzato, al punto che qualcuno si azzarda a parlare di un passo in avanti nelle delicate relazioni tra i due, Cina e Vaticano. Hanno causato numerosi morti e feriti. Allora, altra storia di cui si è parlato molto in questi giorni, forse la ricorderete, quella del ragazzo neozelandese David Hyde che abbiamo visto ritratto anche in alcune immagini per le sue particolari condizioni di vita, nel senso che questo ragazzo di giorno era stegista presso la sede di Ginevra dell'ONU e poi di notte tornava nella sua tenda con mezzi di fortuna perché non poteva permettersi un alloggio e lo stage non era retribuito e quindi hanno molto colpito queste immagini di un ragazzo laureato, in gamba, richiesto presso uno stage all'ONU e poi questo ragazzo esce e dorme in una tenda vicino a quel palazzo. Ecco, le cose non stanno esattamente così. Forse per sua stessa missione non è andato tutto proprio come inizialmente aveva raccontato. Forse a David Hyde i funzionari delle Nazioni Unite avevano detto chiaramente come stavano le cose. No soldi, non rimborsi, nessuna assicurazione sanitaria, solo lavoro gratuito. E forse, come scrive oggi qualcuno, il 22enne australiano più di ogni altra cosa era alla ricerca di notorietà. Quel che è certo è che ha sollevato un problema ben reale, l'uso e l'abuso da parte delle aziende di stage non remunerati. Società quotate in borsa e organismi internazionali come le Nazioni Unite che hanno nelle loro radici fondanti il rispetto dei diritti dell'uomo e la parità di condizioni di accesso al lavoro. Sì, perché è inutile girarci intorno. Come dice Hyde, è bello poter lavorare nel quartier generale dell'ONU a Ginevra. Grande l'arricchimento per il curriculum, ma te lo devi poter permettere perché bisogna pur mangiare e gli affitti sono cari. Ecco allora l'idea di piantare una tenda nel parco, di tornarci sulla riva del lago ogni sera con quella faccia da bravo ragazzo ben pettinato e vestito in giacca e cravatta e di posare davanti alle telecamere, rispondere alle domande, rilasciare decine di interviste. Giornalisti sollecitati, ammette adesso, da se stesso con email e telefonate anonime che segnalavano per l'appunto alle redazioni la storia gustosa. Figaro, BBC, Guardian, New York Times sono arrivati tutti, uno dopo l'altro e ben presto, grazie soprattutto al web, la faccia di questo giovane sconosciuto è diventata nota. Il volto, ma anche la giusta causa, è doveroso ammetterlo. E se David Hyde non vedrà a breve avverarsi il suo sogno, l'assunzione alle Nazioni Unite, c'è da scommettere che almeno uno stage remunerato, magari in un'agenzia pubblicitaria, non tarderà ad arrivare. E c'è un altro volto molto molto più noto che di nuovo oggi torna a far parlare di sé, Diego Armando Maradona, che ha deciso di postare su Facebook alcune immagini della sua casa, vive a Dubai e soprattutto di dire quella frase che oggi è rimbalzata su tutti i siti e su tutti i media: non mi drogo più da 12 anni. A vederlo così nella sua casa di Dubai, col passo pesante, le parole che escono a fatica, sembra impossibile che sia stato il più grande calciatore del mondo, ancora oggi per molti il migliore di sempre. A vederlo così, la memoria corre a cercare flashback.
Diego della mano de Dios, del gol da Cineteca contro l'Inghilterra che rappresentò il riscatto sociale di una nazione dopo la guerra delle Malvinas. Diego del primo scudetto del Napoli, un miracolo come l'identificazione tra città e calciatore, come se fosse stato figlio di quella terra da sempre. Anche il giorno terribile di Italia-Argentina, nel suo stadio, con gli azzurri buttati fuori ai rigori dal Mondiale del 90. Un figlio di Napoli, anche nei periodi bui, la cocaina, una corte sempre troppo ampia che molte volte è stata complice più per pensare ai propri interessi che ai drammi del campione. Poi la fuga per squalifica, Siviglia, il toccare il fondo rischiando la morte e quel mondiale che doveva essere riscatto nel 94, Stati Uniti. Finito con l'immagine di un'infermiera che per mano lo porta al controllo antidoping. Fuori dal calcio e quella volta la cocaina non c'era. Eppure a vederlo così nella sua casa di Dubai c'è uno sguardo nuovo, non c'è più la rabbia di un sistema contro, c'è il ricordo di Donna Tota e Don Diego, i genitori ormai scomparsi, le figlie e il futuro, il nipote e quelli che verranno, i suoi grandi idoli, la disgusta Cristina Kirchner, la sua presidentessa e quello che Maradona definisce più grande di tutti, Fidel Castro e la sua lettera in bella mostra sulla parete di casa. Sì, c'è qualcosa di nuovo in quest'uomo che si avvia una vecchiaia che oggi lui stesso immagina serena. C'è il coraggio di raccontare ciò che quasi mai ha amato confessare, il suo rapporto con la cocaina. Io se van a cumplir ahora 12 años que dejé la droga y porque no me dejaba levantarme como me levanto hoy todas las mañanas y elegí esta vida para mis hijos y para mis nietos y para los que vendrán. Cuidado, que todavía yo no cerré la fábrica. Ci fermiamo per la pubblicità. Non ci sono altre notizie, possiamo salutarci qui. Io vi do appuntamento alla prossima edizione del nostro telegiornale intorno a 12:15. Grazie per l'attenzione, buona serata, arrivederci.